Buonasera e benvenuti all'appuntamento del venerdì sera con Bizzona. Oggi il nostro ospite è l'ex attaccante del Pescara Edi Bivi, e poi anche allenatore qui in Abruzzo. Buonasera Edi, ben ritrovato. Buonasera. Siamo a voi. In uno splendido ambiente naturale qui alla Pineta vicino allo stadio, dove Edi risiede da tanti anni. Edi Bivi è stato un attaccante davvero bravo qui a Pescara. Per 4 stagioni ha indossato la casacca bianco-azzurra e viene ricordato soprattutto per quella promozione del 91-92 con Galeone in panchina. Nasce a Lignano Sabbiadoro nel 1960 e poi a 14 anni viene chiamato dalla Fiorentina. Quindi Edi, come ci sei arrivato da Lignano Sabbiadoro a Firenze? Chi ti ha visto? Ah, mi ha visto un signore, che adesso mi sfugge un po' il nome, che abitava a Monfalcone, vicino Trieste, e venne a vedere appunto una partita lì a Lignano e vide me. Quindi tu avevi iniziato a Lignano a giocare? Sì, 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 nei ragazzini, una squadra appunto del paese, e disse ai dirigenti se si poteva fare un provino per la Fiorentina. Andai e dopo 6 mesi credo mi presero, mi convocarono e quindi mi trasferii a Firenze, nemmeno a 14 anni, insomma 13 anni e mezzo. Quindi per 4 anni sei stato a Firenze? 4 anni sono stato nel settore giovanile della Fiorentina. Bellissima società organizzata. Ma poi sai, io avevo di Antonioni. Certo, certo, ma poi insomma io a 14 anni vengo da un paese, ritrovarmi in una città così all'inizio fu dura, perché insomma nostalgia di casa, situazioni particolari, però dopo mi ambientai benissimo, una città splendida, bella. Ricordi chi avevi come allenatori? L'allenatore ho avuto allora Amarildo, per chi se lo ricorda, grande giocatore a Fiorentina del Brasile, ho avuto Renzo Olivieri alla fine e Beppe Virgili, che era una punta degli anni 60. Quindi giocavi già da punta, da attaccante? Sì, sì, ero giovane, ho fatto tutta la trafila, diciamo, dai giovanissimi fino alla primavera. Non c'è stata la possibilità dell'esordio per la squadra? Ma lì un giorno, mi ricordo anche questo, un episodio bello, perché Amarildo un giorno mi disse: guarda Bivi, che insomma se continui così puoi arrivare a giocare là. Mi indicò che c'erano, noi ci allenavamo nei campini che erano adiacenti allo stadio, e quindi mi fece capire che potevo anche arrivare, però non ci fu mai questa occasione e onestamente insomma ci sono rimasto un po', perché mi sarebbe piaciuto indossare quella maglia, soprattutto con la prima squadra. Però, e poi a 18 anni inizia la tua vera carriera, perché la prima società professionistica è la Mestrina, sì, no? Sì, a Mestre, la famosa C2. Torni sì. vicino a casa, sì. 3 anni, anche lì bene, perché in 3 anni feci un anno 10, 11 e 13 gol, se non ricordo male, in 3 anni, con la C2 che già a quel tempo insomma era un campionato abbastanza tosto. Quindi possiamo dire che questo osservatore di Monfalcone è stato quello che ti ha scoperto calciatore? Beh, diciamo di sì, perché forse male se non c'era lui, chissà, forse il non so come sarebbe andato. Certo. Poi arriva la grande parentesi di Catanzaro, lì è cominciato a diventare un volto noto nel mondo del calcio, Catanzaro nella massima divisione. Certo, beh sì, anche lì insomma fu un salto enorme, perché dalla C2 alla Serie A insomma non era facile. E vabbè, lo accorsi chiaramente insomma con grande soddisfazione a Catanzaro, poi tra l'altro andai a sostituire un giocatore simbolo per quella squadra, per la città di Catanzaro, che era Massimo Palanca. Palanca, sì. Che poi andò al Napoli quell'anno lì. E quindi per me era il Catanzaro di Bruno Pace. Sì, poi tra l'altro con l'allenatore Bruno Pace, pescarese doc. C'era Ranieri, non sì, so c'era se Ranieri, c'era Sabadini, c'era Stase anche. Dopo, è venuto, dopo l'anno. C'era Massimo Mauro, Antonio Sabato, ex giocatore dell'Inter, Borghi, insomma, cioè una squadra. Scusaci, insomma, perché non male. Poi i ricordi sono lontani, ma non fu quella partita dove il Catanzaro vinse contro la Juventus con il rigore di Mammì, no? No, quello prima. Prima. Quello prima. Prima. Però anche lì ci fu un anno, quell'anno, proprio il primo anno della Serie A, dove la penultima, credo, la Juventus venne a giocare a Catanzaro, c'era in ballo lo scudetto con la Fiorentina che giocava sì, a Cagliari. Sì, e vinse la Juventus su un calcio di rigore. Di Bredi. Di Bredi, esatto. Però c'era anche un rigore per noi. Che cioè noi non abbiamo studiato nulla e stiamo improvvisando. Sì, abbiamo buona memoria. I ricordi sono questi. Dopo Catanzaro un'altra tappa fondamentale della tua carriera, 3 anni di Bari, no? Sì, sì. Di Bari, qual è il ricordo più bello? La partita che ti ha ma esaltato di più? Ma non tanto più le partite, Enrico. Cioè, ricordi belli, perché comunque io, al di là di quello che ho fatto dal punto di vista calcistico, ho sempre dei bei ricordi dappertutto, dove sono andato, dove sono stato. Ho sempre vissuto bene le mie esperienze.
E poi Bari, insomma, veniva da un biennio dove era partito dalla C con il Matarrese, vinse il campionato di C, e, sì, non dal biennio, cioè dall'anno della C, sì, che vinse, sì, il campionato, approdò in B, avevano ambizioni, volevano ritornare in Serie A, io capitai in quell'anno lì, ci furono anche altri acquisti importanti in quella squadra, insomma, e vincemmo il campionato. E Bari, bellissimo, bellissimo ricordo, poi una piazza incredibile, ecco, che assomiglia un po' anche a Pescara. Era come quel ambiente. Bari di Catuzzi? Il Bari, un po', diciamo, le basi erano quelle, sì, le basi erano quelle, poi ci si aggiunse qualche altro giocatore, però le basi erano quelle. Perché molti di quei giocatori poi sono passati al Pescara, quindi eh, non sì, so c'è se stato uno scambio. Giocato con Franco Baldini. No, non ho giocato con Franco, no, ah, non ho giocato. Perché stava già a Pescara. Sì, no? Sì, sì, sì. Però gli armeni, se non sì, so. Sì, sono venuti fuori da, sì, diciamo, quella scuola di Catuzzi. E anche lì ha vinto il titolo di canoniere. Ha vinto il titolo di canoniere con 20 reti, con 8-9 rigori. Però era una squadra, diciamo, importante, cioè una squadra che, insomma... C'era anche Bolchi come allenatore? Bruno Bolchi come allenatore, e diciamo che nell'insieme della squadra sicuramente era una squadra forte quella, insomma. Poi stai proprio al vertice del campionato di Serie B tra A e B, sì, ti nota il Pescara e ti nota, anzi no, 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 scusami. No, beh, prima ci sono state due parentesi, sì, 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 sì. Triestina, Triestina, sì, Triestina, e poi Cremona e Monza. La Triestina di Cerone anche. Il Cerone, forse non so se tu ti ricordi, quell'anno lì era quasi a fine carriera, ma secondo me uno dei più grandi giocatori con cui ho avuto la fortuna di giocare, che era Franco Causa. Barone. Che fece gol anche al Pescara. Mi sembra, sì, mi sembra, sì. Ma un giocatore straordinario, io insomma, vabbè, ho avuto appunto questa fortuna e questo onore, penso di poterlo dire, di giocare con un grande del calcio. Anche fuori dal campo? Ma fuori dal campo, ma non è che ci si frequentava molto. In insomma, campo era... Però in campo veramente grande, un grande giocatore. Cioè, purtroppo quell'anno concluse la carriera a Trieste. Sì, 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 sì. Però quell'anno non andò bene perché insomma la squadra, era una discreta squadra, però insomma non ce la facemmo a salvarci. Sei stato un solo anno a Trieste, sì, sì, così una... come sei stato un solo anno nel campionato successivo con a Cremonese. Sì, con la Cremonese, che era una squadra che voleva insomma ritornare alla massima serie. L'allenatore era Bruno Mazzia, c'era dei giocatori, adesso per ricordare, Alviero Chiori, che era un, sì, buonissimo giocatore, sì, cioè, grande estro, grande fantasia, talento. Sì, grande talento. Poi c'era all'inizio Attilio Lombardo, che poi andò alla Sampdoria, alla, sì, Juventus, e Cinello come punta, insomma era una squadra, una buona squadra, e vincemmo il campionato, tra l'altro qui con lo spareggio contro la Regina. Ai rigori. Che poi ci fu un'invasione di tifosi calabresi, pochi strapieno, tifosi. Strapieno. Era anche la festa degli alpini? Può essere, sì. Adesso sì, questo sì, non, sì, non ricordo. Cremonese Regina, lo spareggio dell'Adriatico in concomitanza con la festa degli alpini. Come hai detto tu, uno strapieno lo stadio di Regina. Sì, incredibile. Sì, sì. Però riusciamo a vincere ai rigori. E poi sei rimasto sempre al nord perché c'è l'esperienza di Monza. Di Monza, sì, questa parentesi. Tra l'altro lì... Ambiente freddo. Beh, insomma, sono ambienti, diciamo, calcisticamente, così se posso... Ecco, a te piacevano oppure preferivi la piazza calda di Bari? Ma come calciatore preferisco sempre certe piazze, tra virgolette, calde, insomma, perché insomma ti danno qualche emozione in più. È un po' più bello vivere quegli ambienti, che magari ci sono anche le cose, diciamo, che magari non vanno bene, troppi eccessi, però... Insomma, in linea di massima preferisco quel tipo di... Arriviamo nel 1990, il Pescara di Carletto Mazzone mette gli occhi addosso a te, ad altri giocatori quotati come Righetti, Monelli, Destro, Monelli. Non va. Che Monelli. Succede quell'anno? Vedi? Che succede? Molti dicono che sia stata anche una questione di preparazione atletica, con il professor Vittori che per la prima volta si è buttato nel mondo del calcio. Può anche essere questa una chiave? Beh, io direi che... Perché me le ricordo quell'anno lì... E in effetti la preparazione fu una preparazione, diciamo, un po' particolare, con Vittori che veniva dall'atletica. Certo. E mi ricordo che insomma all'inizio del campionato insomma facevamo fatica proprio da un punto di vista fisico, proprio una squadra un po' appesantita, non avevamo brillantezza. E per mesetto e mezzo insomma accusammo questa mancanza proprio di rapidità, di velocità da parte della squadra, e piano piano poi insomma questa squadra che doveva stravincere il campionato, sì, perché è una squadra, sì, adesso hai ricordato i nomi, ha speso molto, Monelli, no? Righetti, Destro, Magnini in porta, sì, Baldieri, sì, sì, in Pallomeni che fa adesso lavora per Sky, insomma è una squadra molto molto importante, però sai, alle volte non si riesce a trovare, diciamo, la cosiddetta quadra. E ecco, poi subentrò chi poi, ti ha voluto a Pescara? Mazzone? Sì, 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 Mazzone che conosceva. Venne a vedere lo spareggio con la Regina, e
sì, poi insomma, mi chiamò per venire a Pescara per questo progetto e niente. Arrivò quell'anno Galeone per la salvezza, ricordi sì. Anche che c'è una festa per la salvezza perché avete rischiato di brutti. Come c'era no? Alla penultima campionato contro il Foggia di Zema che non ci ha regalato assolutamente nulla, 3-3. A distanza di anni molti pensano che il Foggia vi abbia aiutato no, per quella assolutamente partita. No, anzi vinceva il Foggia, non so se era 3-1. 3-1 a fine primo tempo. 3-1 fine primo tempo, no, non ci ha regalato proprio niente. Quindi all'intervallo non c'è stato nessun chiarimento in campo? No, assolutamente, quindi siamo riusciti a pareggiarla, 3-3, e poi vincemmo con la Triestina 1-0, tra l'altro feci gol e ci salvammo. Una salvezza meritata e sofferta. Sì, sofferta, molto, perché quella squadra poteva fare molto, molto meglio. Oh, l'anno successivo, 91-92, cambia molto questa squadra perché arrivano gli Allegri, Massara, no? E si gente crea... mari quasi sconosciuta, no? E si crea una squadra spettacolare. E il merito, sì, ovviamente dell'allenatore, ma anche voi, c'era gente che aveva fame, oltre a uomini che avevano piedi buoni, ma giocatori... Ad esempio il Righetti dell'anno precedente esplose con Galeone, cosa che non aveva fatto ma io, un po' per tutti, sì, il rendimento fu diverso. Sì, no? Questo è vero, ma credo che insomma il merito maggiore vada dato all'allenatore. Perché, insomma, vi divertivate in campo? Beh, sì, al di là di quello credo che insomma il signor Galeone aveva una marcia in più, io credo era una persona che aveva già un po' rivoluzionato, se così si può dire, un po' il gioco del calcio, perché lui già 10 anni prima, 15 anni prima giocava, voleva che ci giocasse un certo tipo di calcio come adesso, magari che si dice giocare palla a terra, era una squadra che gioca bene, lui questa idea l'aveva già 20-30 anni fa, quindi insomma quasi un visionario insomma, per il mondo del calcio. Ecco, in quella squadra credo che l'impronta sua, il modo di fare, insomma il modo di intendere il calcio abbia dato alla squadra un'impronta che poi dopo si è rivelata buona. Poi è stato un po' la svolta della tua carriera, nonostante avevi raggiunto i 31 anni. Sì, ma io quell'anno lì, dico la verità, insomma, con il signor Galeone, insomma, ho notato cioè, una differenza proprio di approccio, di mentalità, di filosofia, di modo di gestire il gruppo, modo di stare in campo, indicazioni, tecniche. Era quello che cercavi tu nel calcio? Ma io per le mie caratteristiche, sai, se io gioco con una squadra che magari si difende, è chiaro che EDB magari può servire poco, se gioco con una squadra che cerca di proporre calcio, un calcio offensivo, posso dare il mio contributo. Ma a prescindere dalle esigenze personali c'era proprio un modo di lavorare che ha coinvolto tutti e credo che se non so, magari altri miei compagni, insomma, stare con Galeone comunque come allenatore, credo che cioè, sia una fortuna. Calcio. Una fortuna, sì, assolutamente sì. E quando senti i nomi di altri tecnici, qui a Pescara sai che si parla molto anche di Zeman, questa infatti. Tu da che parte stai? Allora, guarda Enrico, io... perché ho sentito non so, l'anno scorso che hanno fatto un sondaggio sì. Per dire insomma, se era meglio Zema o meglio Galeone. Allora, vanno rispettate tutte le opinioni, per amor di Dio, sono opinioni e tali rimangono. Però tra me e me ho detto, se devo proprio fare una scelta per entrare in un altro campo, in un campo diciamo forense, quello degli avvocati, allora Galeone è il principe del foro e Zema è un avvocato. Questa la differenza, per Pescara parlo, sì, certo. La differenza da cosa è data questa differenza? Ma perché Galeone cioè, a Pescara cioè, ha cambiato il modo di vedere il calcio dei pescaresi, cioè, ancora oggi mi sembra, cioè, il pescarese vuol vedere un certo tipo di calcio, quel certo tipo di calcio che l'ha portato Galeone, adesso al di là dei meriti degli altri. Però questo modo di andare allo stadio e vedere una partita di calcio, voglio vedere un certo modo di esprimersi dalla squadra. Calcio propositivo. Calcio propositivo, un calcio offensivo, cercando di giocare bene, palla a terra, e questa è la portata da Galeone. Cioè, questo non si può dire diversamente. Cioè, se tu vai a chiedere al pescarese, forse lo sai meglio di me, certo. Insomma, quello chiede. Ma il tifoso è rimasto anche legato a Galeone, perché Galeone è innamorato di questa città anche. Quello insomma, poi è un di sì, più, sì. No? Certo, molti, è un qualcosa... forse fanno anche bene a livello professionistico, non si legano alle città, fanno la loro carriera, quindi c'è anche un po' di sentimentalismo in questo sì, senso. Sicuramente, ma lui credo l'abbia sempre detto anche nelle sue interviste. Oh, Galeone aveva bisogno anche dei suoi uomini, gli chiedeva, non so, notizie, ragguagli, come stare in campo, oppure era un decisionista? No, assolutamente. Cioè, no, veramente, essendo una persona molto intelligente, anche culturalmente, una persona molto aperta,
ascoltava, poi chiaro, le decisioni le prendeva lui, però assolutamente, cioè, cercava anche di capire, di sentire, e poi faceva le sue valutazioni, no? Una persona molto aperta. Non gli interessava il nome dell'avversario per impostare la partita? Principio no, come principio no, ti dava qualche indicazione, giustamente, però pensava sempre che se la squadra giocava un certo tipo di calcio, insomma, non importava poi chi c'era dall'altra parte. È vero che non voleva mai un passaggio indietro? Ah beh, certo, o davanti, soprattutto cioè guardare sempre in avanti, poi il passaggio indietro, se sei costretto lo fai per poi dopo ricominciare, però l'idea principale quando è la palla di guardare. Lo puoi paragonare a qualcuno? Di quelli che ho avuto io, oppure no, gli allenatori in generale? Ma non so, beh, ce ne sono tanti, bravi, per amor di Dio, adesso io non voglio fare dei paragoni. Ecco, un allenatore che oggi ti piace, come presenta le sue squadre, in Italia è difficile. Faccio un po' fatica, perché quel modo di giocare, insomma, è anche particolare, come posso dire, rispecchia anche, forse anche la personalità poi di certi allenatori. Poi, insomma, adesso gli allenatori sono, diciamo, tra virgolette, un poco coraggiosi, insomma, e allora se ti manca un po' il coraggio, stai un po' lì, aspetti, invece sono Galeone, il coraggio ne aveva. Senti, quella stagione ovviamente è stata esaltante per la città di Pescara, la festa di fine anno, le trasferte dei tifosi. Qual è stata la tappa fondamentale di quel campionato? Abbiamo sentito qualche settimana fa Michele Gelsi che diceva Reggio Emilia. Ma io penso un po' prima la trasferta a Lecce. Dove si vinse nel recupero? Sì, credo che, perché si veniva Enrico da una sconfitta a Udine, credo. Beh, adesso non mi chiedo. Sì, no, ma risultati. Io siccome penso di avere una buona memoria, perdemmo a Udine, all'Udinese di Abel Balbo. Sì, ma finì 3-1 per gol noi. Tuo di Massara. Due gol io e uno di Ricchi. Sì, e credo che lì, insomma, un po' una svolta si è data, perché insomma, vincere la Lecce non è mai semplice. Il compagno che ti sorprese di più in quell'anno chi fu? Beh, sicuramente Max, perché io Max insomma, non lo conoscevo come giocatore, lui veniva dalla C2, dal Pavia, sì. Come Ricky, anche Ricky, per l'amor di Dio. Però sì, diciamo questi due, perché Ricky e Max sono stata una sorpresa in assoluto. Pensavi che Allegri facesse l'allenatore? No, assolutamente no. No. Camplone? Ma forse, magari Andrea. Ecco, cioè chi ti sembrava più allenatore in campo? Beh, non so, avrei detto Righetti per dire. Povero ecco. Righetti, ci ha provato, poi adesso sta in Rai. Ma lo diciamo con simpatia. Ci mancherebbe, insomma. Però non è un giocatore intelligente, certo, il ballo, come sì. No. Però di quella squadra, onestamente, per fare allenatore, non è che sì, mi venivano in mente dei nomi particolari. Ecco, mi è venuto in mente Righetti perché magari lo vedevo un po' come figura, no? Però di Max sicuramente non avrei mai pensato. Invece quindi... chi era il più scarso fra virgolette? Quello che poi si è adeguato al gruppo. Più scarso? Ma insomma gli scarsi. Portiere, no? No, Savorani, insomma. No, ma non credo che c'erano degli scarsi. Dai, senti, si vince questo campionato, poi si va in Serie A e ci fu quella mitica partita col Milan 5-4. È stato quello il punto più alto del godimento biancazzurro. Godimento biancazzurro. Per voi e per la gente. Anche per la gente, che certo. Sportivamente. Milan stellare. Beh, cavolo. Donadoni, Bartini, insomma. No, Milan che non prendeva esatto, gol. E non subiva sconfitte da 30-40 partite. E si vinceva 4-2 a 10 minuti dalla fine. Cavolo, cioè una partita incredibile. Io stavo in panchina, giocava il povero Borgonovo, al posto mio. Però una partita incredibile. Poi chiaramente quando il Milan è riuscito a fare 4-4, chiaro che la qualità poi è venuta fuori, hanno vinto la partita. Però questa rimane una partita indimenticabile. Conoscesti anche un certo Dunga, che poi diventa campione del mondo. Però qui a Pescara non aveva grossi stimoli, non fece un po' tutta la squadra. Carlos, insomma, un giocatore importante. Che tipo era? Ah no, un tipo normale, chiaramente fuori dal campo io non lo frequentavo, quindi non posso parlare, però dentro il campo una persona insomma tranquilla. Cioè così come ti ha colpito Causi e ti ha colpito Dunga per i suoi colpi? Dunga o no? Più mi ha colpito il fatto che non mi sembrava un brasiliano, ecco questo, perché sono i brasiliani che hanno vivacità, un po' di colore, ma invece lui sono molto tranquillo, un po' flemmatico, diciamo. Se tu sei capitato con il Sliskovic 2 qui a Pescara. Immagina chi è. Ecco, io non l'ho visto il 1, esatto, no? Esatto, perché me l'hanno raccontato. Insomma. Anche Sliskovic 2, però c'aveva ancora coi piedi. Capolavoro coi piedi. Baca disegnava calcio coi piedi. Talento incredibile. Insomma. Poi lo ricordano ancora in Jugoslavia, perché io ogni tanto. Sì. Tra l'altro l'ho visto, è venuto qui a Pescara, mi hanno telefonato un amico che veniva, quindi ci siamo incontrati con Baca. Insomma.
giocatori di livello. Sì, di sì, livello. Sì. Poi altre due stagioni a Pescara, con, si ricomincia dalla Serie B, si riparte con il compianto Zucchini, sì. No? Poi arriva un allenatore che forse... Chi era? Come si chiamava? Scusa che adesso... stavo pensando, che non mi era un allenatore che forse non avresti mai voluto incontrare, no? Parliamo di Rumignani. Ah, vabbè, Giorgio. Tra l'altro, non so se lo sai, Giorgio è stato un mio allenatore a Mestre. Sì. A Mestre. Sì, è stato sì. Un mio allenatore. Che era un calcio completamente, diverso, completamente diverso dalle idee di Pescara, dalle idee tue, no, no, un po' di tutto. Completamente diverso, ecco, tutto il come bene del mondo. Non a sopportare, ad accettare. No, è perché la mia professione ed è giusto che uno faccia la propria professione al meglio, però chiaro dentro di me, insomma, facevo fatica perché appunto faceva fare un calcio che insomma lì cominciavi a non pensare. Mi divertivo assolutamente, quindi quando non ti diverti a giocare a calcio diventa un peso e diventa duro poi esprimersi. Lì cominciavi a pensare che l'esperienza di Pescara stava per terminare anche no se... non pensavo a quello che pensavi stava per quando andava via Rumignani. No, pensavo che magari la stagione prossima poteva essere una stagione nuova, quindi che se ripartì con Rumignani poi arrivò Otto, sì, comunque poi già arrivò. Ci fu un miglioramento, sì, certo dal punto di vista tecnico tattico, insomma, con Giorgio onestamente non mi sono trovato bene, insomma, ecco. E con Oddo bene? Sì, beh, tranquillo, ha una sua personalità, un suo modo di vedere le cose, beh, sicuramente un miglioramento c'è stato. Senti, poi la tua carriera ovviamente a 34 anni cominciava ad avere la parabola discendente e con il contratto finito sei andato al Giorgione, sì, poi Livorno, sì, Spitaletto, sì, e sì, poi sì. Sei tornato in Abruzzo. Ho finito qui. Avevi deciso insomma di continuare a vivere a Pescara? Sì, beh, quello avevo già... Perché hai deciso di vivere a Pescara? Cosa ti ha colpito non in è questa che città? Perché mi sono trovato bene, un posto di mare, io sono nato in un posto di mare, sono stato in squadre dove c'è sempre stato quasi sempre il mare, a parte due esperienze, appunto Monza e Cremona, sennò tutto il resto è città di mare. Sì. Poi il mare, sì. Insomma, il mare ti apre la mente, il mare... Diciamo le persone che abitano in posti di mare sono diverse, hanno così questo modo di vivere, un po' più allegro, un po' più spensierato. E quindi sono una cittadina accogliente. Mare che tuttora, no? Sì, come frequenti come ogni sì, domenica, sì, la corsetta. Sì. La corsetta, beh, quella sì, per mantenersi un po' in forma, non fisicamente nasce, ma mentalmente. Ma anche fisicamente, chi nasce in una città di mare non può vivere più di tanto fuori. A meno che non sia costretto, no? Però se deve fare una scelta, sta in un posto di mare. Va bene, quindi le ultime tappe, Ortona, Imola è finito. Imola, sì. Ma già... sì, no, un po' prima Imola di Ortona, no? Sì, ma sono state queste esperienze perché insomma quasi alla fine. E cominciavi a pensare di fare allenatore, ti beh, piaceva? Ecco. D'altronde, sai, quando tu vivi tanto nel mondo del calcio, io, cioè, fare altro che mi diventava un po' difficile. Ho detto, vabbè, tra i vari ruoli nel mondo del calcio mi sarebbe piaciuto fare l'allenatore. E hai iniziato con il Casanuovo Vomano, no? Sì, qui nel Teramano. Sì. E lì ci sono state belle soddisfazioni. Sì, sono state belle soddisfazioni. Una squadra, insomma, sono riuscito così a salvare. Insomma, l'avevo presa che insomma, stava in brutte acque. Subito hai giocato col 4. Sì, 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 subito così. Andò bene, poi ho fatto anche altre esperienze, quindi speravo di avere delle opportunità, sì. Che poi queste opportunità no, poi non ci sono venute. A Termoli com'è andata? Ma a Termoli male, poi, furono 4 mesi, 5 mi mancava la fine del campionato, una società un po' non poi messa molto bene. Poi altre parentesi, ad Atri, a Vasto, poi sì. Una nel Lazio, non sì. Hai mai trovato un progetto valido per le tue idee? Difficile trovare dei progetti validi, Enrico, molto difficile. Insomma, il calcio adesso insomma, non vive, secondo me, un momento bellissimo dal punto di vista tecnico. Insomma, ci sono un sacco di problematiche. Queste sono state le difficoltà più grosse che hai incontrato per la carriera di allenatore? Cioè, in che senso? Cioè, di non aver mai avuto la possibilità di lavorare beh, certo, in una di avere società, un po' anche il tempo necessario per mettere in pratica quello che sono le tue idee, il tuo ma modo avresti di vedere accettato anche, non so, settori giovanili di squadre importanti? Beh, di squadre importanti sì. Altre cose no, perché i settori giovanili credo siano una cosa molto molto importante, non solo tecnica ma anche educativa, e per quello che vedo in giro diventa complicato farlo, purtroppo, questo me ne dispiace. E nel calcio di oggi molti vanno avanti, lo sappiamo bene, con sponsor, con cioè, aiuti, e tu sei stato sempre giustamente
contrario a questo tipo di lavoro in questo senso, però sei stato un po' penalizzato sotto questo punto di vista. Penso di sì, perché comunque non vivo su un mondo, diciamo, non reale, perché il compromesso ci sta, ma il compromesso deve essere un compromesso dove, insomma, non ci sia una grande disparità, cioè un compromesso equo, diciamo, però quando la cosa invece è talmente sproporzionata, questo ecco, non va che bene, tipo di insomma. Rapporto avevi con i ragazzi da allenatore? Ma un buonissimo rapporto, io porto, insomma, il mio bagaglio di persona, il mio modo di vedere le cose, non solo calcistico, ma anche nella vita, nel rispetto dei ruoli, educazione, insomma, cercare di giocare per divertirsi, perché comunque il gioco del calcio è una cosa talmente bella che se non ti diverti poi diventa una cosa che fai fatica, certo. E se fai fatica non esprimi quelle che sono anche poco le tue qualità, insomma. Ovviamente cerco di portare questo modo di vedere le cose. Ti rifacevi un po' al tuo maestro che è stato Galeone, maestro, certo, nel senso come che no. Come no. Quello che ha un po' svoltato la tua carriera a livello. Come no, io voglio anche dire che tanti allenatori, insomma, come posso dire, hanno copiato. Cioè, tanti allenatori hanno portano cose, di hanno cercato che poi magari riesce male. Però ci sono tantissimi che portano un certo modo di fare, però copiando da qualcun altro. Ma anch'io, io da signor Galeone ho cercato di apprendere le cose perché magari mi identificavo in certe cose. Però insomma si copia un po' dappertutto, insomma, non è che si inventa chissà che cosa. Insomma. Non so se hai letto in questi giorni Galeone che dice no, Camplone non è il mio erede perché no, perché lui di, ha voluto di Andrea seguire Zeman. Sì, infatti a Memorial Zucchini mi prese così sotto braccio e mi disse: ma hai letto l'intervista di Andrea? No, gli ho detto, no, dice che il suo maestro, non so adesso, voglio sbagliare nei termini, però è Zeman. Gli ho detto, mister, ma che è, si è capovolto il mondo, ho detto, com'è? Perché lui ci tiene, che ovviamente i suoi allievi... Ma adesso io non so, Andrea Camplone è libero di dire quello che vuole, però voglio dire, non nominare Galeone, che c'è stato un errore da parte di Andrea. Altri e non so perché l'abbia fatto. Vabbè, altri che hanno fatto gli allenatori, vabbè, Toto Nobile, una parentesi... Beh, Toto, sì, è andato all'estero. In Africa, poi tornato, non sappiamo come gioca. Sì. Poi c'è Giacomino Di Car che fa il secondo. Sì, il secondo, e Pagano gioca ancora. Rocco, vabbè, gioca, sì, che non so come fa. Pagano gioca devo ancora, telefonare. Mentre c'è Massara, dirigente. Ecco, lui forse aveva questa... Sì, anche nel modo di presentarsi, come parlava... Aveva questa postura da dirigente, infatti. Senti, invece Pescara è cambiata, secondo te, il modo di approcciarsi al mondo del calcio? Le varie vicissitudini ovviamente hanno raffreddato un po' l'entusiasmo, però quando sei arrivato qui c'era una passione diversa, no? Sì, ma ancora oggi, non so Enrico, comunque il Pescara, non so, io non ho mai visto giocare di quella, no, l'ho visto in televisione. Gioco, no, no, gioco. Io parlo ecco, di ambiente. Nell'ambiente, sì. Ma se tu fai... Non dico tanto, cioè che la squadra gioca un pochino bene, fa 2-3 risultati, porta 10.000 persone allo stadio. Io credo sia ancora una delle poche piazze che veramente può riempire uno stadio a Pescara. E questa è una ricchezza per la città, per gli sportivi, per la dirigenza, per la squadra. Questo è e da è chi una... dipende secondo te? Ma da chi dipende? Io sì, credo... per il gioco dell'allenatore, ma c'è anche... Non so, responsabilità da parte della Io mi sono fatto un'idea che qui a Pescara tu devi portare un certo, l'abbiamo detto prima, devi portare un certo modo di giocare, devi selezionare un certo tipo di giocatore, gli devi dare con l'allenatore un indirizzo. Non è facile trovare allenatori che ti facciano sempre divertire. Però cioè, Pescara tu devi giocare 4-3-3, tu devi giocare, deve essere un marchio che tu quando vai fuori e esporti questo marchio è riconoscibile. Il marchio di fabbrica tu devi, di Pescara. Tu devi mettere questo marchio a Pescara calcio, 4-3-3, partendo soprattutto dai settori giovanili. Adesso tiriamo un discorso un po' più ampio. Però devi partire da là per fare in modo che poi, pescando da là, tu innesti il giocatore in prima squadra e non hai nessun tipo di problema. Cioè dovrebbe essere un discorso tecnico molto più ampio, che adesso non abbiamo il tempo. No, a parte, sapendo che questa è la caratteristica di Pescara, cioè non è difficile capirlo e metterla in pratica, no? Ah beh, certo, poi ci sono i dirigenti, ci sono appunto le società, certo. Ci si è provato, perché dopo Zeman qui si è pensato che potesse essere Stroppa, ad esempio, si è pensato, sì, no? Sì, sì. Poi le cose possono riuscire, non poi riuscire. Sai, c'è sempre il famoso risultato che poi perdi la partita, allora dobbiamo cambiare. C'è questo, poi purtroppo in Italia abbiamo questa spada di Damocle che
Se perdi la partita c'è da cambiare tutto, se vinci va bene, no. Sono gli eccessi. In Serie B è tornato al Bologna anche Delio Rossi, uno che ha provato sì. anche a fare quel pescato. Come no, l'ha fatto. Giocando fatto. Bene, il certo, primo certo. anno un buon sì, calcio. Sì. Rossi in Serie B è uno spreco per il calcio italiano? Ma sai, se vai a vedere i tecnici, porca miseria, insomma, alle volte trovi dei tecnici. Allora, dei tecnici partiamo dal presupposto, in Serie A, al numero uno tu chi metti? Come allenatore sì. in Serie A? Vabbè, Max non lo voglio dire perché no, ma il fatto che ci pensi di parte. Vuol dire che non c'è molta sì, scelta. Sì, non no? c'è, secondo me non c'è molta scelta. A me piace anche per dire Rudy Garcia, mi piace molto come si comporta e per come, voglio dire, vorrebbe far giocare la squadra e il rapporto che ha con i giocatori, Benitez, mi piace molto. Cioè, e si vede che non è italiano, cioè sì. nel modo di anche di comunicare, nel modo di insomma di fare calcio, ecco, diciamo così. Mi piace molto Benitez. L'abruzzese di Francesco, Eusebio? Eusebio sta facendo bene. Beh, certo, quindi, i risultati sono dalla risultati sua parte. Sono, onestamente però sì, non l'ho mai visto un po' lavorare, però insomma, tutti ecco stanno sottolineando il lavoro di Sarri, soprattutto perché l'Empoli è una piccola realtà. Solo per questo, quella. Certo, certo, perché certo, squadra come, gioco, come l'Empoli che insomma si salva, è un campionato di Serie A, però certamente un campionato di Serie A non eccelso, non eccelso. Però infatti la vedi la squadra, insomma, la riconosci che c'è la mano dell'allenatore, lo riconosco, questo è sicuramente un merito, questo è sicuramente un merito. E Zeman che non va né a Roma né a Cagliari? Zeman è un ayatollah, Zeman è un integralista, vengono prima le sue idee e poi tutto il resto, quindi è il suo modo no, di vedere il calcio. La coerenza è intanto un fatto positivo, ci mancherebbe, le sue idee, mancherebbe. Poi può piacere, non può piacere. No, questo senza dubbio. Cioè, non ti piace Zeman? No, non è che non mi piace, soltanto che lui ha queste idee, diciamo che il sistema di gioco viene prima diciamo, del giocatore, no? Io invece insomma... Non credo che sia così. Insomma. Tecnici emergenti? Insomma, in Europa avviamo un po' il giro. Siamo in Europa tecnici emergenti, Barcellona fa un altro calcio. L'allenatore no. No, vabbè, certo, devi gestire insomma, dei campioni, quindi devi essere bravo. Anche se Luis Enrique insomma, è un catalano, che lui ha giocato nel Barcellona, sì, insomma, sì. conosce l'ambiente, quindi è anche un vantaggio. Veniva anche dell'esperienza con Guardiola, è andato il Barcellona B, sì. quindi insomma conosce l'ambiente. Certo, puoi gestire quel... Tu hai mai pensato, non so, un'esperienza all'estero? No? Come no? Mi sarebbe piaciuto, come no? Però non è mai accaduto. Mi sarebbe piaciuto perché credo che ecco, dove, all'estero la figura dell'allenatore, ma in Spagna soprattutto, dove si gioca un calcio tecnico, un calcio offensivo, dove le pressioni sono sicuramente diverse, dove la gente finisce la partita, pensa alla vita di tutti i giorni e se ne riparla, per non parlare anche del calcio inglese, è molto molto bello. Cioè, fare allenatore all'estero è veramente gratificante, credo, molto gratificante. Hai mai pensato di aver sbagliato qualcosa nella no, tua assolutamente carriera calcistica? No, non mi ha regalato niente nessuno, mai, quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto, ho avuto le occasioni per no, andare... No, come calciatore grande... pensi che potevi meritare una carriera migliore? O... Ma ho avuto le mie possibilità, però diciamo, quello che ho fatto l'ho all'Inter, fatto. All'Inter, no? Alla Roma e al Milan, due grandi occasioni. E perché sono sfumate? Perché non c'era lo svincolo, tu eri proprietario, diciamo, tra virgolette, della società, quindi la società decideva dove mandarti, non è come adesso che il giocatore a fine contratto sceglie. Quindi quello per me è stato insomma uno svantaggio. Ma tu avevi un procuratore? No, no, quel tempo no. Facevi tutto no, da no, solo? No, no, io giocavo la domenica e basta, non avevo procuratore. Ma questo è il calcio più bello perché è il calcio naturale, l'hai impostato così. Un po' di altri tempi. Ecco, tuo figlio non ha mai pensato di sì, sì, giocare? Ranieri ha cercato all'inizio. Non aveva... No, gli piace, come no, tra l'altro è un tifosissimo milanista. No, no, gli piaceva, però sai, nella vita poi non è detto che padre, il figlio no? possa così e riprendere l'ordine del padre. E tu hai spinto giustamente? No, ma assolutamente no. Anche se mio figlio fa le scelte che ritiene più opportune, gli posso dare dei consigli, ma la strada è sua, non è certo sono io a imporre quello che deve fare. Senti, in prospettiva cosa ti piacerebbe vedere per i tuoi figli e anche per te? Ma per non ripetere le solite banalità, Enrico, insomma... La cosiddetta salute, che insomma, integrità psicologica, così, che viva la propria vita al meglio. Poi se quello che uno ha. Poi, si ricorda anche di Edi come allenatore, perché sai, nel calcio come nella vita
possono uscire le cose senza chiedere. È difficile perché poi nel calcio soprattutto ci vogliono agganci. Sì, diciamo appartenenze. Però la tua filosofia di vita non cambia. Immutabile. No, assolutamente. Questa è bella, è molto bella. E qui in questa città sei sempre ben visto da tutti, proprio perché hanno capito che persona sei. Non so, che auguri vuoi fare alla città di Pescara a livello calcistico? A livello calcistico? Beh, insomma, c'è questa opportunità di arrivare ai play-off e poi, insomma, te li puoi giocare tranquillamente, visto il livello della Serie B. Quindi l'augurio è che possa mai rifarcela e riportare la squadra in Serie A, insomma, per Pescara, perché, insomma, città come Pescara, non solo se fai la Serie A, ma anche se fai la Serie B e la fai discretamente bene e offri un certo tipo di spettacolo, cioè riempi lo stadio, è una cosa bellissima al giorno d'oggi, perché si vedono le partite in TV, inquadrano un po' in alto, non c'è più nessuno negli stadi. Quindi questa è veramente una cosa che fa un po', ti butta un po' giù, insomma. Quindi Pescara rimane una delle poche piazze ancora che dove se fai un po' bene, insomma, puoi riempire uno stadio ed è gratificante per chi ci va, ma soprattutto per i giocatori. Per concludere, ovviamente ti farebbe piacere una chiamata dal Pescara. Ci mancherebbe. Il settore giovanile, certo. Perché questa è una società che punta sugli ex pescaresi, chissà. Come no, ci mancherebbe altro. Io faccio l'allenatore, quindi insomma, se capitasse, ci mancherebbe, ci verrei di corsa. Ci facciamo una corsetta in questa pineta per questa giornata e ovviamente grazie per aver trascorso un po' del tuo tempo per ricordare un bel passato, un passato del calcio pulito. Non si dimentica il passato. Del quale sono innamorati tutti i pescaresi, quindi è sempre bene ribadirlo. Grazie ancora, Edi. Grazie a voi. Grazie. Dopo aver avuto come nostra ospite l'ex attaccante del Pescara Edi Bivi, torniamo alla presente e soprattutto per la giornata di domani in Serie B. Siamo a 3 turni dal termine del campionato. Il Pescara contro il Perugia si gioca una buona fetta dei playoff, una partita di vitale importanza. Ricordiamo, domani arriva il Perugia, poi la trasferta di Varese, l'ultima in casa con il Livorno. Contro il Perugia torna Rossi a sinistra, Selasi recuperato l'80%, Bjarnason al 50%, tra i pali torna Fiorillo, mentre si è fermato Salamon per un problema alla schiena, quindi c'è questo infortunio di Salamon. Indisponibile Sansovini, in attacco Pettinari e Melchiorri confermati. Pescara con la rabbia dopo la sconfitta immeritata di Avellino, ma contro il Perugia dei tanti ex anche il pubblico dovrà recitare un ruolo di primo piano. Sulla panchina delle Perugia ci sarà Andrea Camplone con il suo vice Giacomo Di Cara, che hanno scritto e firmato pagine importanti per il calcio pescarese, altri ex in campo come Nielsen, che fu protagonista della promozione con Zeman. Ecco quindi le interviste prima di Pescara-Perugia. Diciamo, sono tutti disponibili, salvo verificare, come ho detto ieri per Selasi. Oggi Birke ha fatto una parte dell'allenamento, la caviglia sta abbastanza bene, vediamo poi domani, ecco. Voglio vedere anche, capire bene appunto domani, no, le condizioni di questi ragazzi e poi deciderò, ecco, vediamo un attimo. In questo momento credo che la squadra può esprimersi comunque bene, sia con il centrocampo a 4 a rombo oppure con il 4-4-2. No, è una squadra che fa un buon calcio, un calcio dove sfruttano molto l'ampiezza, un 3-5-2 fatto bene, insomma, ecco, quindi. Ma poi in questo momento io non credo che ci siano squadre che non se la giocano, perché i punti sono importanti, c'è in palio troppe cose, no? E quindi sarà una partita aperta da entrambe le squadre, una partita sicuramente dove credo che tutte e due le squadre vogliono prendersi i 3 punti. Comunque abbiamo anche smaltito, secondo me, nella maniera giusta, capendo gli errori fatti, e quindi ci apprestiamo ad affrontare una partita importante, fondamentale,
dove siamo tutti accesi, tutti vogliosi e desiderosi di andare in campo a fare una buona prestazione. È tutto ancora impossibile pensare che sia da dentro o fuori, però è chiaro che rimangono due gare, quindi si restringe sempre di più il campo, quindi è importante fare punti, questo è chiaro. Ripeto, ogni squadra in questo momento ha un obiettivo, chi vuole entrare nei playoff, chi vuole addirittura c'è aperto il posto per andare su diretto, e ci sono anche comunque dei piazzamenti che sono importanti, quindi è tutto in gioco e credo sia bello e piacevole noi esserci dentro e poterci giocare molto. Chissà cosa pensa di Manfroni? Ah, io non lo conosco molto, ma è un tecnico che ha fatto bene, insomma parlano i risultati che ha fatto, ha ottenuto una promozione, ha dato continuità di lavoro, quindi è chiaro che, ma non credo che, è chiaro che lui sicuramente vorrà far bene, ma è la squadra, è la gara, no? che si presta appunto ad avere tutti, entrambi, sia noi che loro, desiderosi e vogliosi di fare una gran partita. Noi non siamo una squadra da calcoli, quindi non l'abbiamo mai fatto, e quindi andremo a Pescara per portare il massimo dei punti. Logicamente dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze, anche perché hanno giocatori, ripeto, veloci, tipo Melchiorre, Politano, insomma, Biarna, questi sono giocatori molto importanti. Poi sono una squadra che veramente gioca di rimessa e quindi hanno fatto diversi risultati in questo senso. Però è anche una squadra che è pressata, va in difficoltà. Quindi noi dobbiamo, a parte dobbiamo vedere anche che temperatura troviamo, oggi ci sono 32 gradi mi sembra a Pescara, quindi fa caldo, e domani dovrebbe essere la stessa cosa. Comunque il caldo, come caldo per noi, sarà caldo per loro. Noi dobbiamo fare la nostra partita, quella che abbiamo fatto in tutte le parti d'Italia, quindi al di là dell'avversario che andiamo a incontrare. Vogliamo chiudere subito la pratica playoff, quindi andremo lì solo per un obiettivo, quello di vincere. Dobbiamo provare a vincere noi, quindi secondo me la squadra può far bene, dobbiamo avere più risorse lì davanti. Con l'assenza di Falcinelli, il nostro bomber che ha fatto tanti gol, sicuramente è un'assenza importante, così come quella di Parigini. Non abbiamo rincalzi lì davanti. Infatti avevo pensato di farne giocare due e uno farla riposare. Però credo che in questo momento del campionato abbiamo bisogno di avere più uomini lì davanti, quindi credo che vi farò giocare tutti e tre. La mediana, vabbè, è andata in difficoltà perché Valerio veniva da un'influenza, aveva perso 3 kg in pochi giorni, quindi anzi ha dato la sua disponibilità e questo è stato un fatto molto importante. Poi sapevo quello che mi poteva dare, quindi l'ho rischiato io, quindi il ragazzo ha dato tutto quello che poteva, poi abbiamo cambiato. A disposizione ho anche Nielsen, che si sta riprendendo, che sta facendo cose discrete, e Nico. Quindi non avendo Rizzo a disposizione, dopo scegliere un posto per 3 persone, vedremo. Questo è l'unico dubbio che ho. Poi per il resto penso che la squadra sia già fatta. Ma mi aspetto, visto che c'è Bologna-Avellino, c'è Livorno gioca stasera, mi sembra. Quindi Livorno gioca, Spezia-Vicenza, insomma tanti scontri diretti. Ma da qui alla fine ci sono tanti scontri diretti. Pescara dopo di noi ha una partita facile sulla carta e poi c'ha, mi sembra, Livorno. Quindi fino alla fine è Barara. Diciamo che sarà un finale di stagione come quello dell'anno scorso. Solo che l'anno scorso eravamo noi e Frosinone, quest'anno siamo più squadre, quindi dobbiamo rimanere concentrati e soprattutto in questo periodo dobbiamo fare vita seria perché fa troppo caldo e quindi dobbiamo stare sul pezzo tutti quanti. Con Politano ci sentiamo spesso, è stato un mio giocatore, un mio pupillo, quindi lo sa. Quindi con me ha sempre giocato, è cresciuto tantissimo. Ho rivisto un po' di partite in questi giorni, tatticamente è cresciuto tanto, si sacrifica tanto, insomma, sta facendo anche molto bene a Pescara. Infatti quando torno ogni tanto ci siamo anche visti, quindi
fa piacere poi, no? Significa che qualcosa gli ho dato anch'io, e questo è molto importante. Pescara è una piazza molto, molto esigente, molto, ha visto il grande calcio, no? Gli anni d'oro di Galeone, poi con Zeman. Pescara ha bruciato allenatori importanti, Castaner, ha bruciato Mazzone, ha bruciato tante piazze, tanti allenatori importanti. Quindi non è una piazza facile. Però essendo pescarese io sì, ci tornerei volentieri, anche perché, sai, aver vinto da giocatore qualcosa, mi piacerebbe vincere da allenatore qualcosa. Boh, non lo so. Non so cosa mi aspetta, non lo so. Sinceramente non lo so. È la prima volta che torno a Pescara, quindi anche se ci ho giocato con la Cavese, abbiamo vinto, però giocavamo a Vasto. Perché ti faranno a casa tua? Ma guarda, io ho i miei figli che sono tutti e due tifosi del Pescara. Mia figlia non so se andrà in curva, non lo so, anche se io ho fatto il biglietto per la tribuna, quindi, però sarà difficile. Invece mio figlio ha deciso di non andarci, perché è un ragazzo molto sensibile e quindi non vuole sentire parole strane sui miei confronti. Ricordiamo che nel Perugia tra gli squalificati ci sarà anche Falcinelli, che è un po' il punto di forza della formazione umbra. Camplone deve sciogliere il dubbio tra Nielsen e Giacomazzi. Ora parliamo del Lanciano, che invece si reca nella Tana del Carpi, già promosso, un Lanciano che ha bisogno ancora del punto salvezza, bisognerà vedere anche gli altri risultati, non si sa se ci vuole ancora un punto o due, però ormai il traguardo è vicino, e il Lanciano dunque contro l'ex Castori è alla ricerca di un risultato positivo, soprattutto per non soffrire negli ultimi 180 minuti. La vigilia di Carpi Lanciano. Da una parte chiaramente c'è la differenza degli stimoli, anche se nel Carpi magari vuole battere il record dei punti, e chiaramente noi abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere, quindi le motivazioni devono essere sicuramente superiori alle nostre. E dall'altra parte c'è una squadra appunto che l'obiettivo principale l'ha raggiunto, quindi affronta la partita in maniera serena, quindi è un'arma a doppio taglio, quindi noi dobbiamo andare in campo e cercare di fare risultato a tutti i costi, ripeto, a discapito del gioco e a discapito di tutto, perché appunto abbiamo un calendario difficile, quindi bisogna far punti e basta. È chiaro che alla fine del campionato c'è una stanchezza generale, ma per tutti, perché il campionato di Serie B è lungo ed è difficile, ma ripeto, cioè abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere, quindi non c'è bisogno. È chiaro che le difficoltà ci sono di fine campionato, ma come per tutti, ma penso che, ripeto, questi ragazzi abbiano dimostrato per l'arco di tutto il campionato, di, anche se ultimamente non stiamo ottenendo dei risultati molto positivi, penso che hanno sempre fatto una partita da squadra vera, ecco, a prescindere poi dal risultato, penso che, a parte, ripeto, forse non era andata qui in casa, poi del resto ha sempre fatto la prestazione, quindi mi conforta quello. Loro, secondo me, come ho detto durante l'arco del campionato, che sarebbe arrivato in fondo, perché comunque l'ho vista quando hanno giocato contro noi, ma soprattutto anche nelle altre partite, come una squadra di categoria forte fisicamente e cattiva al punto giusto, e chiaramente merito dell'allenatore, perché penso che abbia fatto un ottimo lavoro, e come merito anche della società, perché ha fatto una programmazione negli archi degli anni, perché non si può vincere magari 6 campionati così a caso, e quindi hanno creato questo miracolo, se così vogliamo chiamarlo, e l'hanno creato in questi anni, ecco, quindi miracolo fino a un certo punto, perché ripeto, penso che poi alla fine lo sta dimostrando anche Frosinone, che magari con la progettazione, con tante cose, si possono fare cose importanti, e quindi merito a loro, perché ha meritato tutto quello che hanno avuto. Fabrizio Castori arriva al Lanciano, squadra che ancora deve guadagnarsi la matematica salvezza, contro un Calpi che, come ha fatto a Modena, giocherà con la mente libera ma con la voglia di onorare queste ultime 3 giornate di campionato.
Sì, assolutamente sì, come è giusto che sia, secondo me. Noi andremo in campo senza nessun assillo, senza nessuna pressione particolare, se non quella di cercare di onorare l'impegno e onorare il campionato. Sino alla fine affrontiamo una squadra che secondo me ha fatto un ottimo campionato, che viene da alcune stagioni in cui fa parlare di sé, perché ha raggiunto ormai una certa dimensione in questa categoria. Non vedo in loro tanti problemi di classifica, nel senso che è vero che la matematica ancora non li tiene lontano da rischi, però penso che secondo me anche per loro la salvezza sia ormai andata acquisita, quindi gli ingredienti perché la partita sia godibile ci sono tutti, poi vedremo. Bakoko e Guagliolo squalificati, Lolle e Molina che non ci sono, potrebbe esserci spazio, come abbiamo visto Pasini al posto di Struna che aveva la febbre nel derby, anche per qualcuno che ha giocato di meno. Beh, è normale, i giocatori assenti aprono gli spazi a chi fino adesso magari ha giocato di meno e che comunque è pronto per scendere in campo, magari non ha voglia, non vede l'ora di farlo. E anche questo è un motivo positivo per creare motivazione in una partita come questa. Domani Carpi scenderà in campo sotto le note dell'inno Forza Carpi, nel quale proveremo anche a riconoscere, mister, la tua voce, visti dopo i complimenti di Paolo Belli a te, al patron Bonaccini e a Romagnoli in particolare. Sarà dura riconoscere la mia voce perché eravamo in tanti a cantare. I complimenti di Paolo, se lo dice lui che so cantare, li prendo, li incasso con simpatia e con piacere. Mister, si gioca allo stadio Cabassi, e saranno le partite che giocherete da qui alla fine del campionato, anche un altro motivo, un'altra occasione per fare festa. Ma tutte queste feste, a me sinceramente ormai abbiamo fatto la festa, adesso dobbiamo pensare a fare la partita, a giocarla bene con concentrazione. E chiaro, non è che uno mette delle pressioni particolari, però come ho sempre detto, a me piace onorare l'impegno, le brutte figure né a me né ai miei ragazzi piace farle, quindi cercheremo di fare meglio che possiamo, insomma, ecco, non c'è bisogno nemmeno di caricarle troppo perché, come dicevo prima, ai ragazzi è andato tanto, la pressione è giusto che si sciolga adesso, no? Però a volte l'animo leggero produce semmai effetti più effetti positivi migliori sull'aspetto magari anche della gestione tecnica della partita. Dal punto di vista numerico c'è qualche record che ancora volete raggiungere? Non ci poniamo questi obiettivi, se vengono siamo contenti, se no siamo contenti lo stesso, non deve essere un assillo, un problema. Tanto come ho detto poc'anzi, a farle figuracce a perdere non ci stiamo mai, però nemmeno dobbiamo porci gli obiettivi che poi diventa magari un motivo di nervosismo che a questo punto della stagione, secondo me, non c'è ragione di poter esistere. Se vengono bene, siamo contenti, se no, siamo contenti lo stesso perché comunque il nostro obiettivo l'abbiamo già raggiunto. È tutto per questo numero di Bizzona, dedicato in gran parte alla lunga intervista con Eddie Bivi, poi i servizi su Pescara Perugia e su Carpi Lanciano. Ringrazio Maurizio Daguì per l'assistenza tecnica. Con Bizzona ci rivedremo venerdì prossimo. Grazie per averci scelto.